Questa iniziativa nasce da persone che hanno sentito il bisogno in qualche modo di esprimere il loro no a quello che sta avvenendo in merito alle politiche sull'immigrazione nel nostro paese. Noi qua oggi siamo sullo specifico che è quello appunto di quella norma che se verrà approvata anche dalla Camera diventerà legge, che modifica il vecchio testo unico sull'immigrazione e quindi consente al medico o a qualsiasi altro operatore sanitario di denunciare all'autorità competente un'eventuale persona straniera che si rivolge al servizio e non è in regola con la normativa sul soggiorno. E quindi siamo qua su questo specifico, abbiamo pensato che appunto con questa norma si andava a toccare un diritto fondamentale, inalienabile, come quello della salute, di cui a nostro giudizio le persone dovrebbero essere uguali indipendentemente dalla provenienza, dal genere, eccetera. Cioè, ci sembrava che fosse importante che fuori dalle appartenenze, fuori dai partiti, fuori dai gruppi, ci fossero delle persone che lavorando nel settore dicessero quanto questa norma è ingiusta, incivile, antidemocratica. Qua si chiede quasi di sostituirsi alla polizia, si chiede agli operatori sociali e ai medici di sostituirsi alla Guardia di Finanza, alla polizia, cioè che significa denunciare? Ma la stessa cosa mi vengono in mente le ronde che propongono. Dove stiamo andando? Cioè stiamo andando sicuramente in una... ci stiamo trovando in una condizione veramente barbara, a mio avviso. Un clima di incertezza per le persone, anche perché non sono solo i medici che possono denunciare, sono gli operatori che possono denunciare. Tu quando ti rivolgi ad un presidio non sai se quella persona ti può denunciare o no, è un rischio. Basta questo a creare quel clima di esclusione, di emarginazione, perché non sanno, rischiano. E basta il rischio a non fare avvicinare le persone. Tant'è che già abbiamo avuto una flessione nei nostri servizi, già l'abbiamo avuta. E poi io penso che questo provvedimento possa diventare, anche per il governo, per noi tutti, un autogol. Tenere lontane quelle persone dai servizi significa alimentare l'insicurezza di tutti. A noi basterebbe già il fatto che quelle persone vengono penalizzate nel loro diritto inalienabile alla salute, qualunque sia la loro condizione e i loro comportamenti. Ma con questa norma andiamo a colpire tutta la comunità, lo dico sempre, lo dico anche qua. Le prostitute in strada sono tutte straniere, i clienti sono tutti italiani. Un'informazione scorretta di parte e che non lascia spazio al pensiero, all'approfondimento. Ora bisogna stare molto attenti, perché in altre epoche questo ha portato a dei disastri sociali enormi. La cosa preoccupante è che in quel DDL sicurezza ci sono due norme, sempre collegate ai migranti, che sono altrettanto gravi rispetto anche a quella della salute. Mi riferisco in particolare al fatto che se passasse il DDL così com'è anche alla Camera, gli stranieri, le persone straniere dovrebbero per qualsiasi atto anagrafico esibire il permesso di soggiorno. Questo vuol dire che una donna straniera clandestina non può riconoscere neanche il proprio figlio. E voi capite la gravità di questa cosa, indipendentemente dalla destra o dalla sinistra, la gravità umana. Per la prima volta nel nostro ordinamento viene punito un reato non collegato a un comportamento, ma legato a una condizione, cioè quella di essere regolare rispetto al soggiorno. Tu compri un reato soltanto perché esisti. Poco importa poi se la tua esistenza mi porta avanti la mia impresa, cura il mio parente. Stiamo parlando di cose che mettono, a nostro giudizio, a rischio, come dire, i livelli di vita democratica e civile per tutti e per tutte noi.